Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi nuovo contenuto. Forse oggi lo diamo per scontato perché andiamo in caffetteria qualsiasi e spendiamo sì e no un euro e 20 per un caffè. Una volta invece era molto più difficile reperire il caffè, era un bene di lusso, un alimento di lusso più che altro. Quindi o lo potevano permettere i ricchi, o se no, se eri povero, ti dovevi arrangiare. Allorché le persone povere come me si inventavano di tutto e di più per poter sostituire il caffè. Hanno fatto caffè di ghianda, il caffè di che non è caffè, addirittura il caffè fatto dai lupini, tostando i lupini, cereali, orzo, legumi, cicoria. Cicoria. Oggi proverò il caffè di cicoria. Prima di provarlo, vi devo dare anche qualche cenno storico, così pare che sono manco i cani che youtuber. Si pensa sia nato nel 1800 circa in Francia, proprio c'erano delle difficoltà nel commercio navale, di conseguenza hanno optato per la cicoria. Diciamo che di caffè ha solo il nome, perché non sono dei chicchi tostati. Si prendono le radici, vengono pulite, fatte asciugare, essiccare, tostate e poi macinate. E arrivo a 100 mi piace, proprio pochissimi, irrisori, la faccio io proprio. Prenderò, raccoglierò la cicoria e farò tutto il processo per produrre il caffè di cicoria. Vi do anche qualche info dei pro e contro che può avere il caffè di cicoria, anche se non sono un dottore, quindi prendetele con le pinze. La prima cosa è che sia diuretica. Stimola l'appetito, stimola la digestione, aumenta i succhi gastrici. Questi sono aspetti positivi. Chiaramente, l'aspetto negativo è se soffrite di stomaco, di ulcera o di esofagite da reflusso, evitate di berla perché è piuttosto amarognola. Soprattutto stimola i succhi gastrici, quindi i rutti vanno a gridare sordi proprio. Come si prepara? Sia in moka, c'è pure il disegnino qua, sia della moka che della French press, la macchina americana per fare il caffè all'americana. Proverò la French press, molto più easy. Che poi pensarci bene, io soffro di gastrite, in età esofagite a reflusso, quindi pensate che cosa sto facendo per voi, Per la scienza. La peggior forbice di carapace. Ragazzi, l'odore non mi fa ben sperare. Scura! La radice è grossa, va. Proviamo. Leggermente amara con note di caramello. French press! Cicoria a sentimento. Acqua! A sentimento. Il colore non ha sentimento. Non lo so. Tempo! Aspettare! 4 minuti. Stantuffo. Versiamo. Sembra caffè filtrato. Provo? Vado? Sa di poco. Pensavo che era più amaro lì, amaro e caramello. Stato, sento. Non avrei detto che era una cicoria, devo essere sincero. Anche perché la cicoria la conosco, la mangio, non l'ho mai bevuta sotto forma di caffè. Più vicino all'orzo. Me l'aspettavo meno dolce, me l'aspettavo più amara. Forse più dolce di un caffè commerciale, secondo me, eh? Un caffè filtrato non si ci avvicina. Non ha gli aromi naturalmente di un caffè filtrato, non è inimmaginabile questo, gli aromi sono piatti. Ho cambiato la tazza per fare raffreddare un pochettino e capire com'era da fredda. È diventata poco poco più amara. Pensavo molto peggio, devo essere sincero, sono stato prevenuto. Ho bevuto caffè, erano peggio di questo, quindi ora mi vado a fare una bella tazza di caffè, perché questa qui non ne ha caffeina, quindi se voglio rimanere sveglio e fare altri video necessito di caffeina. Detto questo, se l'avete mai provato il caffè di cicoria o avete provato altri surrogati simili di caffè, scrivetemelo nei commenti, che sono ben curioso di provarli. Io vi ringrazio perché continuate ancora a sostenermi, a seguirmi, a vedere tutti i miei esperimenti importantissimi, soprattutto in questo periodo storico per la scienza. Continuate a farlo. Ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video.